Che cos'è lo storytelling? Lo storytelling letteralmente è l'arte di raccontare storie, ormai è un termine che si sente usare un po' dappertutto. Allora, se in una pubblicità ti raccontano una storia, quello è storytelling. Se un formatore in aula durante un corso ti fa un esempio tratto dalla sua esperienza di vita o un caso di un suo cliente, quello è storytelling. Quindi siamo circondati da storie. Lo storytelling ormai entra un po' dappertutto. Ma se noi scriviamo libri di narrativa, anche noi stiamo facendo storytelling? Sì, in un certo senso sì. Con la differenza però che le nostre storie non durano solo 5 minuti, come potrebbe essere una storia raccontata da qualcuno dal vivo, oppure come la storia raccontata in una pubblicità. Le nostre storie durano decine, se non addirittura centinaia di pagine. E allora qui nasce la difficoltà, perché un conto è raccontare una storia molto breve, altro conto invece è, come puoi ben capire, raccontare una storia che trattenga l'attenzione di chi mi sta ascoltando, in questo caso del lettore, per molte e molte pagine. Allora, come si fa a far sì che il lettore mi segua, che quindi voglia continuare a sentire la mia storia? In questo senso, per noi lo storytelling non è soltanto l'arte di raccontare storie, ma deve diventare l'arte di saper raccontare storie lunghe e fare in modo che il lettore abbia voglia di svoltare pagina, di andare avanti, di continuare nella lettura. Come si fa tutto questo? Beh, si impara. Non ci sono formule magiche, ma ci possono essere sicuramente delle linee guida, dei consigli che possono insegnarti a raccontare meglio le tue storie. È un po' come raccontare barzellette, non basta sapere che cosa accade per poter poi raccontare barzellette in modo efficace. Sarà capitato anche a te di verificare che qualcuno le barzellette le sa raccontare meglio e tutti ridono, qualcun altro pur raccontando la stessa identica storiella non lo sa fare e nessuno ride. Ecco, allora per scrivere un racconto o un romanzo intero non basta avere in mente la storia che vuoi raccontare, bisogna anche saperla raccontare nel modo giusto, altrimenti il lettore non ti segue. I consigli che io oggi voglio darti sono i tre principali consigli che mi sento di dare se parliamo di storytelling. Il primo è consapevolezza. Prima di tutto, prima di cominciare a scrivere, tu devi sapere che cosa stai scrivendo, a chi lo vuoi raccontare e perché. Sono le famose tre domande che a mio avviso ogni scrittore dovrebbe farsi prima di cominciare a scrivere e di cui ho già parlato in un altro video. Quindi chiediti sempre che cosa stai raccontando, dove vuoi portare il tuo lettore. Non puoi scrivere per pagine e pagine senza sapere esattamente qual è l'obiettivo che ti poni con queste pagine. Non puoi fare come facciamo un po' tutti quando siamo con gli amici e chiacchieriamo liberamente, che parliamo del più e del meno e divaghiamo, passiamo da un discorso all'altro, ma perché va bene così? Perché stiamo passando una serata in compagnia. Quando tu scrivi, non puoi lasciarti andare a divagazioni continue se non hanno un senso, se non hanno uno scopo, se tu non sai dove stai andando. Le divagazioni possono apparire tali al lettore se però sono gestite da te e hanno un senso per arrivare allo scopo finale, altrimenti vanno eliminate. Devi sempre chiederti in ogni pagina che scrivi dove sto andando, dove voglio portare il lettore. Ricordati che sei tu a guidare, sei tu a condurlo, sei tu la guida, ma se tu non sai la strada, se tu non sai dove vuoi arrivare, come potrete mai arrivarci entrambi? Se dunque il primo consiglio è avere consapevolezza di quello che stai facendo in qualità di narratore, il secondo consiglio che ti voglio dare è la coerenza. Rispetta sempre la coerenza della tua narrazione. Anche di questo abbiamo già parlato, però sono cose che mi sento di dover ripetere. Quando crei la tua realtà narrativa, devi assicurarti che all'interno di questo mondo che tu stai creando, tutti gli elementi siano coerenti. Ripeto, non significa che tutto debba essere veritiero, che tutto debba essere per forza realistico, cioè qualcosa che accade nella realtà. Tu puoi anche inventare storie di fantasia, di fantascienza, ambientate in epoche irreali, surreali, storiche, dove vuoi, ma l'importante è che ci sia coerenza. Il lettore deve fidarsi per poterti seguire e quindi tu devi essere coerente, devi predisporre per lui un mondo in cui lui possa entrare, sentirsi a suo agio e rimanerci tanto a lungo quanto lo decidi tu, quanto è lungo il tuo romanzo, quanto è lungo il tuo libro. È tutto nelle tue mani, questo è un potere grandissimo che hai di creare una sorta di magia, perché a mio avviso entrare in una storia ben raccontata e poterci restare perché l'autore mi
mi sta conducendo è una magia, per me come lettrice è una magia e tu come scrittore devi cercare di ricrearla, questa magia che è fatta di dettagli ben gestiti, che è fatta di coerenza interna, è fatta di plausibilità di quello che proponi e solo con questa plausibilità, con questa coerenza interna tu puoi garantirti la famosa sospensione dell'incredulità da parte del lettore, quel meccanismo narrativo che abbiamo già spiegato per cui il lettore si fida di te e ti segue. Dopo la consapevolezza e la coerenza, il terzo consiglio che mi sento di darti è quello dello sviluppo. Non esiste una storia se non c'è uno sviluppo. Una storia si basa sulla progressione di una tensione che si fa via via maggiore. Quindi una storia nasce da una situazione iniziale che però in qualche modo viene rotta, si crea un conflitto che però deve procedere. Ricordati sempre la famosa struttura in tre atti. Non puoi raccontare una storia e pretendere che il lettore ti segua per molte pagine se non succede nulla. Certo, puoi raccontare qualcosa di statico se il racconto è breve, ma se il racconto è lungo, quindi se la tua narrazione, se la storia che stai raccontando è lunga e pretendi che duri molte pagine, deve succedere qualcosa, deve esserci uno sviluppo. Può essere esterno, può essere anche tutto intimo dentro il personaggio, ma ci deve essere. Se tu per esempio crei una situazione iniziale di conflitto, di tensione, ma poi questa tensione non la sviluppi e rimane ferma lì, non va bene, non basta. Oppure viceversa, crei una tensione molto forte all'inizio ma la risolvi troppo presto, allora la storia è finita, non potrà durare molto più a lungo. O ancora un altro errore, creare un conflitto, creare tensione, far crescere questa tensione e poi non risolverla affatto, anche questo è un errore. Ci vuole il famoso arco, pensa sempre proprio alla figura dell'arco, a questa figura per cui c'è una crescita però poi c'è anche una decrescita. Sta a te gestire tutto il percorso, ci vuole uno sviluppo, senza sviluppo non c'è narrazione. Ecco dunque i tre consigli che mi sento di darti per imparare a fare uno storytelling efficace dentro i tuoi testi narrativi, cioè per imparare a raccontare storie scritte che siano anche molto lunghe. Primo, consapevolezza. Secondo, coerenza. Terzo, sviluppo. A questi tre però voglio aggiungere un quarto elemento che dovrebbe essere un po' una cifra distintiva continua del tuo lavoro, che è l'umiltà. Non dare per scontato che la tua storia, così come l'hai pensata, così come l'hai raccontata, sia già perfetta, sia già efficace. C'è sempre un modo diverso per raccontare la stessa storia. E torniamo all'esempio di prima delle barzellette. Ricordati questa cosa, non dare per scontato che il modo in cui tu hai raccontato la tua storia, quello che volevi raccontare nel tuo libro, sia l'unico modo possibile e tantomeno il più efficace. Poniti in una condizione di umiltà e di ascolto, chiedi consiglio, fatti leggere dagli altri, accetta le critiche, valutale come valide. Analizzale, se ti danno dei feedback costruttivi prendili in considerazione, rimettiti in gioco, mettiti in discussione. C'è sempre un modo diverso dal tuo per raccontare la tua storia. Potrebbe essere migliore, potrebbe essere peggiore, dipende. Ma di sicuro esiste sempre la possibilità di modificare il modo in cui tu hai raccontato la tua storia. Allora, se hai raccontato una storia per iscritto, cioè se hai scritto un racconto, un romanzo e non hai avuto il riscontro che ti aspettavi, il pubblico non l'ha apprezzato o non l'ha apprezzato abbastanza, prima di pensare che sia il pubblico che sbaglia, prima di pensare che sia quello è un pubblico sbagliato per te, prova a farti quest'altra domanda: sei sicuro di aver raccontato la storia nel modo migliore, più efficace per quel pubblico? Certo, potrebbe anche darsi che tu ti sei posto di fronte al pubblico sbagliato, che tu hai rivolto il tuo libro al settore di mercato non corretto. Certo, può essere un errore di mira, un errore di posizionamento, perché no? Però forse a monte c'è un altro errore, che è un errore di comunicazione. Se quella storia non è arrivata, forse l'errore non è di chi ascolta, forse è l'errore di chi quella storia la sta raccontando, che non è stato in grado di raccontarla nel modo corretto. Quindi forse se quella storia non ha avuto l'effetto che speravi, non è il pubblico a cui ti sei rivolto che è sbagliato, ma è il modo in cui hai raccontato quella storia che potrebbe essere migliorato.
L'arte di raccontare storie si può imparare, si può apprendere, quindi si può migliorare, ma per farlo bisogna mettersi in ascolto. Prima di raccontare storie bisogna saper ascoltare, ascoltare le storie che raccontano gli altri, vedere come le raccontano, capire se gli altri fanno meglio di me, imparare da loro, ma ascoltare anche i feedback che ricevo da parte dei miei lettori, di coloro che dovrebbero ascoltare la mia storia. Non si può raccontare, saper raccontare bene, migliorare nel proprio modo di raccontare le storie se non si sa ascoltare.